Sono stata da Lidl, è venerdì 18 marzo, contrariamente a quello che faccio di solito, che vado alla Lidl solo il lunedì e il giovedì. Oggi sono andata anche oggi, che è venerdì, perché Angelica voleva fare un regalino a mio marito per la festa del papà. Non sapevamo cosa prendere, nonostante lui abbia 7800 profumi, abbiamo voluto prendere non uno, due profumi. Allora, nel mio Lidl ce ne sono quattro di referenze uscite, sono quelle che vi ho messo nella miniatura del video, ovvero Deep X Vault, aspettate che me li sono scritta tutti, One Fragrance e Homme Paris. Noi ne abbiamo presi due che sono Deep e X Vault. Allora, vi dico, sono quattro dupe di quattro profumi famosi. Partiamo dal primo. Allora, G. Bellini X Vault. Questo è il dupe di Hugo Boss Bottle. Questo Hugo Boss c'era già prima del restyling del packaging interno ed esterno da Lidl ed era appunto il dupe di Hugo Boss, ma non so sinceramente se era il dupe di Hugo Boss Bottle o solo di Hugo Boss. Secondo me è solo di Hugo Boss, perché io mi ricordo di averlo sentito ed era, non mi piaceva, invece questo non è male. È un profumino che è un po' pesantuccio, perché a noi piacciono i profumi molto freschi e agrumati. Questo ha una base agrumata, però è un po' più pesante, un po' più dolciastro. Il pack è un eau de toilette e gli ml sono 75. Poi abbiamo preso sempre Gibellini il Deep. Questo è il dupe, c'è un po' di contrasto in merito. C'è chi dice che sia il dupe di Ralph Lauren Blue Depp, appunto Deep, insomma, come vogliamo pronunciarlo. Oppure ho sentito dire che qualcuno dice anche che è il dupe di Blue de Chanel. Sinceramente, io quando l'ho annusato, se devo essere sincera, la prima cosa che mi è arrivata alla mente è Cool Water di Zino Dadidoff. Però sono comunque profumi che vanno in quella direzione, quindi io ve li nomino tutti e tre, anzi quattro, perché per me assomiglia anche a un altro, così potete farvi un'idea di che tipo di profumo è. Comunque nel mio Lidl i campioncini, diciamo, i tester c'erano e si potevano spruzzare e annusare. Naturalmente con la mascherina non è che si capiva molto, ma se vi mettete, vi disinfettate le mani prima di toccare la mascherina, vi mettete in un angolino, non usate, abbassate, non usate, la rimettete subito su. Non credo che nessuno vi dica niente, se vicino a voi non c'è nessuno, vi disinfettate le mani, tutto quanto. Anche perché non ci sono i cartoncini, quindi cioè, da qualche parte bisogna spruzzarlo. L'ho spruzzata in aria, io me lo sono spruzzata nella mano, ma ho intaccato il giubbino e a distanza di 4-5 ore di distanza da quando l'ho comprato, nel giubbino si sente ancora. Quindi mi sembra di dire che nonostante siano i due toilette, persistono abbastanza. Un altro profumo che mi ha riportato alla mente è Acqua di Gio, ma non quello normale, che c'è già da Lidl con un altro nome, ma Acqua di Gio profondo. Infatti, penso che mi sembra ricordare che voglia dire proprio profondo. Quindi, ricapitolando, questo qui è il dupe di Hugo Boss Bottled e questo è il dupe di Blue de Chanel, Ralph Lauren Blue Deep, Cool Water di Zino Dadidoff. Acqua di Gio profondo, io non lo so. Comunque, io se dovessi sceglierlo io, nel senso che spruzzato addosso a me e annusato, direi Cool Water di Zino Dadidoff, indubbiamente. Questo non conosco Hugo Boss Bottled, però mi è stato assicurato che quello è il suo dupe. In merito a questo discorso, mi è stato assicurato, volevo dirvi di andare a trovare Martina. Nadia e Martina sul canale Beauty & Co. Vi metto qua sotto nel box informazioni il link del loro canale YouTube e del loro profilo Instagram, perché mi hanno aiutato, in particolare Nadia, se ricordo bene, mi ha aiutato a come posso dire, a capire, ci siamo sentite e mi ha aiutato a approfondire la cosa e a sceglierlo, perché io non sapevo, volevo andare assolutamente a comprarne uno, ma non sapevo se c'erano i tester, quindi mi sono rapportata a lei e mi ha detto: se vuoi un profumo che sia persistente, anche un po' tra virgolette fortino, ma con delle sottotono, insomma un pochino fruttatino, prendi X-Bolt. E mi sono fidata. Dopo io, annusando che questo, mi ha ricordato un profumo che a me piace tanto, non so a mio marito se piacerà o no, e quindi li ho presi tutti e due nel dubbio, perché a lui questo qui mi sembra che ci abbia una puntina di
dolciastro che forse non gli piace, questo forse è un pochino troppo fresco, quindi boh, non lo so, al massimo lo userò, troveremo, lo profumeremo i cassetti, lo daremo un po' per la casa, insomma faremo qualche, le tende, il divano, cioè i cuscini di divano, insomma un modo per profumare in giro lo troveremo. Da Lidl c'erano anche altri due profumi che sono, adesso vi dico che me lo sono scritta, eccolo qua, One Fragrance, che quello vi confermo, l'ho spruzzato ed è One Miglio di Paco Rabanne, quindi un profumo dolce ma allo stesso tempo non troppo stucchevole, a me piace molto, io avrei comprato quello, mio marito preferiva, preferisce i profumi un po' più fruttati, ma a me è piaciuto, piace molto. E l'altro è En Paris, che si dica essere il dupe di Dior Sauvage, ma anche di, che è molto simile, Guerlain Homme. Quindi niente, queste sono le informazioni dei profumi. Vi volevo chiedere se avete piacere, io potrei fare, se vi interessa, un video riepilogativo dove parliamo delle altre corrispondenze con i... Eccomi qua, scusate, mi stava cadendo il telefono, sono andata a abbassare la TV di Angelica perché era altissima, avevo paura che si sentisse poi che fosse fastidioso. E vi volevo dire, se volete un video riepilogativo di tutti i profumi dupe che ci sono nel mio Lidl. Al momento da me, oltre a questi quattro, c'è il dupe di Acqua di Gio, il dupe sempre da uomo, poi c'è stato, ma non so se si ritrova ancora qualcosa, il dupe di Black Opium, no, questo era da donna, se ricordo bene, sì, Dior Sauvage, ah sì, di La Nuit de l'Homme o di Estra Laurent o di Opium Man, e poi come vi ho detto Acqua di Gio, che mio marito ce l'ha, poi da donna c'è il dupe di J'adore, di Guerlain, Mon Guerlain, Coco Mademoiselle, Chloé, Coco Chanel, Hugo Boss Orange, Cool Water da donna, che poi in realtà non è Cool Water ma è Dolce Gabbana Light Blue, Chanel numero 5, poi aspettate, me ne sono scritti perché erano talmente tanti, non ne avrei mai ricordati tutti, questi sono quelli che vi ho già nominato prima, Black Opium da donna di Saint Laurent, Lacoste Touch of Sun, che questo ce l'ho, e Dior Sauvage, la Nuit, questi quelli che vi ho detto prima. Quindi se vi interessa sapere le corrispondenze di questi profumi famosi, perché magari vi piacciono, volete provare, me lo dite che io vi faccio un video riepilogativo. Molti di questi ce l'ho in casa, almeno 5 o 6, 6 sicuri, 6 o 7 ce li ho in casa tra uomo e donna, quindi possiamo fare una carrellata, ve li posso proprio far vedere anche nel packaging, così magari rimangono più impressi, e mi fate sapere qua sotto appunto se vi interessa il video, così vi dico le corrispondenze. Niente ragazze, questo è stato un video veloce perché ci tenevo a farvi vedere i profumini che noi abbiamo preso e di darvi qualche dritta in più. Ringrazio ancora Nadia che mi ha aiutato in questa a trovare le corrispondenze, spero di averle dato anch'io degli spunti interessanti. E poi niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video. Se volete aiutarmi a crescere potete condividere il video sui vostri social, seguitemi su Instagram e se cioè nel box informazioni c'è scritto tutto, anche nel caso mi vogliate contattare privatamente lo potete fare nella mia email di Gmail che è scritta sempre qua sotto nel box informazioni. Io vi mando un super super bacione, fatemi sapere voi se avete comprato qualche profumino in quest'anno o l'anno scorso, insomma se ce n'è uno vostro preferito di Lidl. Il mio preferito è D'Essence Aura / Essence Jolie, che è il dupe di Mon Guerlain. Poi in casa al momento non ho più, ma uno dei miei preferiti era anche un profumo che si trova da Lidl, da Eurospin, che si chiama Violet Sugar, che è il dupe di Lancôme Le Vie Belle. Diciamo che quello è il mio profumo ideale. Però anche altri profumi che sto provando non mi dispiacciono, ecco. Va bene ragazzi, io vi mando un bacione e ci vediamo presto, mi raccomando.
Io aspetto tanti, 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 tanti vostri messaggini e continuate a commentare qua sotto, perché più avanti io non mi sono dimenticata che vi avevo promesso che avrei ricompensato, avrei cercato, diciamo, di ringraziare le ragazze che non avevano vinto il, tra virgolette, giveaway, perché giveaway non era. Quando ho scelto una ragazza a cui mandare un pensierino, quindi non mi sono dimenticata che dovrei mandare qualcosa anche a voi o darvi una possibilità di avere un pensiero anche a voi. Vabbè, non sto a dilungarmi tanto, se avete visto il video, vi sto scorticando oggi un prurito atomico alle sopracciglia. Non vi, se avete visto il video, sapete di cosa sto parlando, ecco. E quindi però potrebbero esserci delle opportunità anche per chi è nuovo oppure per chi non aveva partecipato quella volta là. Va bene, volevo anche ricordarvi, dato che negli ultimi video non mi avete risposto, se volete un video in merito alle sopracciglia. Correggo quello che ho detto la volta scorsa, quando prima ancora, quando vi dicevo che sarei dovuta andare a fare il microblading nelle sopracciglia. In realtà io non ho fatto il microblading, ma ho fatto la dermopigmentazione con la tecnica pelo per pelo, dato che voglio essere precisa, non il microblading. Quindi al momento il tatuaggio è guarito, la situazione è questa, sono belle naturali, vedete, c'è il pelo proprio, sembra pelo ma non è pelo perché io non ho peli. Vedete, qua è un po' più chiaro. Vedete come si è schiarito un po' qua e qui manca un peletto e quindi dovrei andare tra oggi e venerdì, sabato, domenica, lunedì, tra 10 giorni a fare il rinforzo, correggere, poi dopo sarà a posto. E il problema è che siamo in zona rossa fino al 28, io dovrò andarci il 29, non so che destino mi aspetta e spero di poterci andare prima dell'estate perché dopo stare all'ombra 2 settimane, cioè stare, diventa un po' una rottura, vabbè, non che io prenda sole in viso, ma volevo sbrigarmi una volta per tutta sta cosa nei tempi debiti perché adesso è guarito, ma bisogna fare questo ritocco benedetto. Se qualcuno di voi sa se ne si può mettere nella... Sembra che ci siano dei lampi, Angelica che sta guardando la TV di là, sta guardando un cartone, non mi ricordo neanche il titolo. Spacca tutto, si chiama il tuo cartone? Ma si chiama proprio così? Ah, sì. Ringrazio, a proposito, poi chiudo, se no sto video diventa più lungo di quello che dovrebbe essere. Ringrazio tutte le ragazze che mi hanno mandato i complimenti per Angelica. E che mi hanno detto che è atomica, che è spaziale, che è simpatica. Vi ringrazio. Adesso appena riusciamo a fare dei video un pochino più sul pezzo, appena un po' più tranquilli, ben fatti, appena se ne torna all'asilo, speriamo presto, perché anche lei ha voglia di stare insieme ai bimbi. Comunque, ragazze, vi ricordo che questo, mi ricordo se ve l'ho detto prima, questi dupe qui di Profumi Famosi costano 4,49. Io li ho acquistati con lo sconto di 90 centesimi con il coupon Lidl Plus e l'ho pagati 3,59 euro. Sono, come vi ho detto prima, io ho detto toilette, sono 75 ml. Io vi mando un bacione, fatemi sapere se avete comprato qualcosa anche voi per la festa del papà e niente, io vi mando un bacio.